E con queste bellissime immagini, con questa clip, cominciamo qui dai nostri studi per commentare questa nona edizione della Bettemat Sky Race. Lo facciamo con Gianluca Bart, presidente di Formazza Event, e con Ivo Casorati. Già dalle immagini della clip direi c'è tutto, c'è spettacolo, natura, fatica, insomma l'obiettivo è stato raggiunto ancora prima di commentare questa gara. Gianluca. Sì, grande soddisfazione da parte di Formazza Event per l'ottima riuscita di questa nona edizione della Bettemat Sky Race. Oserei dire che tutto è andato alla perfezione, innanzitutto il tempo ci ha aiutato alla grande con uno splendido sole e poi anche l'organizzazione ha risposto alla grande, nessun problema tecnico, grande risultato in termini numerici da parte dei concorrenti. Poi entreremo nel dettaglio del percorso, questa è la partenza da Riale. Ivo, l'edizione del record, spesso è un termine abusato, però mai come in questa edizione, la nona, lo si può davvero dire. Certo Daniele, in effetti abbiamo avuto ben 574 partecipanti nelle due distanze, diciamo così, più lunghe, quella da 33 e quella da 22 km e anche 105 partecipanti al classico Giro del Lago. Quindi in totale domenica 19 luglio erano presenti quasi 700 atleti sulla piana di Riale, direi che è un numero assolutamente meraviglioso. Ecco, la partenza da Riale e poi si comincia a salire, no Gianluca, perché la fatica degli atleti è stata notevole. Qui dove siamo? Siamo proprio all'inizio. Qui siamo all'inizio, sì, appena dopo la partenza, ma neanche un chilometro. La partenza è caratterizzata da un forte dislivello di 500 metri che da, appunto, dalla piana di Riale conduce fino al lago del Toggia. Le immagini, questa prima parte, sono dedicate alla prova lunga, quella dunque di 33 km. Andiamo proprio a specificare il percorso che gli atleti hanno affrontato, Gianluca. Sì, come detto appunto, dalla piana di Riale arrivano all'altopiano del Toggia, da qui, come si vede poi dall'immagine, si scende verso la Capanna Corno. In questo tratto gli atleti hanno dovuto superare alcune lingue di neve che hanno ostacolato un po' la corsa, comunque la neve si presentava soda, dura, e quindi il tutto, come ben si vede dall'immagine, riuscivano anche a correre su questi tratti. Ecco, rispetto al passato c'era più neve sul percorso, o sbaglio? No, molta meno neve. Ah, vedi, fatto apposta per vedere se eri attento. Sì. No, però qui in quale zona siamo? Vediamo il ghiacciaio sullo sfondo. Beh, forse questo è uno dei passaggi più belli. Abbiamo proprio in questo punto c'è la visuale sia sul ghiacciaio del Gries, che vediamo lì sulla destra, per poi superare la bocchetta e trovarsi davanti al ghiacciaio dell'Arbola. Ivo, la novità di questo 2015 è anche il Gran Premio della Montagna. Sì, Gran Premio della Montagna Enel, che è stato posizionato ovviamente sul punto più alto del percorso della 33 km a quota 3000 nei pressi del rifugio 3A. Tra l'altro molti atleti in realtà hanno apprezzato questi passaggi sulla neve, perché soprattutto chi affronta la 22 ben difficilmente affronta questo tipo di passaggi, quindi è stato un tocco avventuroso in più. Gianluca, qual è il tratto più difficile e quello dove comunque si fa maggiore selezione e la gara si decide? Beh, per quanto riguarda la 22 credo che l'aspetto più difficile della gara è l'impostazione che uno decide di dare, nel senso che è una gara molto faticosa, perché comunque presenta un forte dislivello iniziale, però al contempo diventa anche una gara molto corribile per i tratti di falso piano che presenta nell'alta valle. Da tenere presente comunque che ci muoviamo sempre dai 1900 ai 2500 metri di quota, quindi chiaramente anche un discorso di esaginazione si fa poi a sentire, soprattutto per quegli atleti che poco sono propensi a fare gare in alta quota. Per quanto invece riguarda la 35, chiaramente una volta arrivati alla piana del Bettemat, quindi già dopo la prima discesa, da lì poi si attacca le pendici per arrivare da prima al rifugio Città di Busto, per poi il tratto più difficile dopo 28 km affrontare il ghiacciaio del Sidel. Il ghiacciaio del Sidel è un ghiacciaio molto bello, ma è anche molto faticoso, perché
come si suol dire, due passi avanti e un passo indietro, quindi la fatica diventa doppia, soprattutto appunto dopo aver fatto diversi chilometri. Ecco, io credo che uno dei motivi di successo della Berthe Mascarese e di altre gare di questo tipo siano nelle cartoline che regala anche il nostro territorio. Allora vi faccio questa domanda: gli atleti hanno qualche secondo per rendersi conto dove stanno correndo, in quale scenario? Cioè, insomma, veramente dei paesaggi mozzafiato, dei paesaggi meravigliosi, Ivo e poi Gianluca. Assolutamente sì, tutti quelli che sono arrivati hanno confermato anche proprio nei primissimi momenti immediatamente dopo l'arrivo una grande stanchezza ma una grandissima soddisfazione per il contesto, l'ambiente naturale, lo vediamo da queste splendide immagini in cui si sono trovati a correre. Come vedi corrono sì, ma soprattutto in questi tratti dove l'attenzione su dove si mettono i piedi può essere un attimo più come dire, relativa, assolutamente c'è la possibilità di guardarsi intorno e godere di questi meravigliosi paesaggi. Gianluca? Sì, lo penso anch'io, come diceva Ivo, c'è la possibilità di guardarsi un po' attorno e vedere e ammirare un po' le bellezze della natura. Tendo anche a precisare che, come si vede anche dalle immagini, i sentieri dell'Alta Val Formazza sono molto puliti perché molto frequentati e utilizzati soprattutto anche da gente che lavora nei bacini idroelettrici che stanno nell'altra parte della Formazza, quindi sono facilmente corribili anche se chiaramente aspri da un punto di vista tecnico perché comunque in quota. Dietro l'organizzazione di questa gara c'è tanto impegno, c'è tanta fatica, c'è un team che non dico 12 mesi all'anno però quasi prepara questo giorno, no? Gianluca e poi Ivo. Ma noi siamo partiti più o meno 12 anni fa con l'esperienza di Formazza Event, eravamo quasi tutti abbastanza inesperti di organizzazione di eventi. Nel corso del tempo ci siamo specializzati e oggi penso che abbiamo raggiunto anche un ottimo livello. Il tempo profuso per l'organizzazione della manifestazione è tantissimo, tantissimo perché gli aspetti da non sottovalutare sono sempre legati alla logistica, alla sicurezza, tutti questi piccoli particolari che poi fanno di una gara di corsa in montagna un grande evento, come lo è diventato la Berthe Mascarese. Ivo? In effetti Formazza Event, io lo posso dire anche un pochino da esterno in quanto collaboro anche con altre realtà, ha dimostrato in questi ultimi anni soprattutto una crescita esponenziale dal punto di vista della professionalità dell'organizzazione degli eventi. Non solo per la Berthe Mascarese Race, ma anche per altri eventi come per esempio i campionati italiani di sci di fondo che si sono svolti nel 2013. Paradossalmente quest'anno con queste condizioni atmosferiche è stato quasi più facile l'organizzazione di quanto, per esempio, quanto è successo l'anno scorso. Ecco qua l'ospite gradito, eh? Assolutamente sì. Immancabile. Dicevamo con le condizioni tremende dello scorso anno con pioggia, vento e freddo per tutta la durata della gara, è stato in quel caso che Formazza Event ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Qui dove siamo? Qui siamo al Ghiacciaio del Sile, come dicevamo prima, anche atleti delle dimensioni di Cristian Minoggio, come vediamo, fa fatica, difficoltà. Lo sì. Tra l'altro erano favoritissimi Minoggio e Labriz, poi lo vedremo tra poco, pronostici rispettati, hanno dominato, non dico dal primo chilometro, però quasi, Gianluca. Sì, sì, sicuramente erano poi gli atleti di punta, gli atleti più attesi per questa. Uno perché conoscono la gara, essendo l'hanno fatta diverse volte, ma poi sono a oggi coloro che su queste distanze qui, con percorsi di queste caratteristiche, a oggi si stanno così, esprimono la corsa migliore. Ivo, quando è che qui siamo? Qui siamo al rifugio 3A, il punto più alto di quasi tutta 3.000, no? Qua? 3.000, sì. E guardate la facilità comunque di corsa di Minoggio, che nonostante siamo 3.000 metri, nonostante stia correndo da 26 km più o meno. Eh sì. 26 km. Da 2 ore e tre quarti. 2 ore e 45 minuti. Punto di ristoro, ecco, l'abbiamo visto adesso. Altro segreto, cioè il fatto che ci siano tanti punti di ristoro, la collaborazione da parte di tanti volontari, Ivo. Assolutamente, Daniele, sì, perché
diciamo adesso poi il numero preciso lo sarà in grado di dire Gianluca, ma serve l'aiuto di tantissime persone per assicurare la corretta sicurezza degli atleti, che è la cosa in assoluto più importante. E nella sicurezza direi che va fatto rientrare anche la possibilità di avere dei ristori abbastanza ravvicinati, e soprattutto con sostanze che possano permettere agli atleti di ristorarsi e reintegrarsi durante queste fatiche che sono molto forti. Ecco, magari Gianluca precisiamo anche un aspetto legato poi alla classifica finale, no? Perché secondo dopo Minoggi era arrivato Tresconi, che è stato squalificato perché per un errore nel percorso. Dov'è che aveva sbagliato? Sì, a malincuore abbiamo dovuto applicare il regolamento che parla chiaro. Questo mi sembra, se non ho visto, ma sì. E purtroppo, ma anche dopo sua stessa missione, nel momento in cui è arrivato al traguardo c'è stato un errore di valutazione. Bisogna capire che questi atleti, quando vanno in discesa, vengono giù a velocità sostenute, e a volte capita di non cogliere un segnale, o comunque siamo in ambiente aperto, siamo in ambiente di montagna, quindi potenzialmente possibile errare. Grande lo Stefano, che subito ha ammesso l'errore. E praticamente aveva sbagliato nella discesa. E appena in questo tratto qui, subito dopo questo tratto di percorso che abbiamo appena visto. Immagino che purtroppo a malincuore Ivo sia stata presa questa decisione, però anche per rispetto degli altri, insomma. Assolutamente, sono cose che purtroppo capitano, soprattutto in questo tipo di gare in cui può capitare appunto di sbagliare percorso. Vorrei tra l'altro far notare che, a parte Minoggio, che non ha avuto neanche bisogno di bastoncini, fuori categoria, Tresconi e Frassetti hanno avuto come dire l'ammiraglia che li aspettava in cima al 3A, a cui hanno potuto dare i bastoncini e poi scendere tranquillamente. Tra l'altro Tresconi e anche Frassetti stanno molto aiutando, e altri atleti stanno molto aiutando Formazza Event per il progetto che partirà poi l'anno prossimo. Ecco, tutti gli effetti. Mi hai già dato un asset, cioè nel senso che questa è la nona edizione, la decima sarà particolare perché la Bettemann Sky Race diventa ultra trail. Diventa ultra trail significa 83 km, significa fatica quasi triplicata per voi, perché il percorso sarà tre volte tanto, l'impegno magari sarà tre volte tanto, però c'è la volontà di far crescere ulteriormente questo progetto, e il fatto che guardiate avanti con questa ambizione, no? Perché è giusto anche chiamarla ambizione, Gianluca, testimonia la bontà del lavoro fatto. Sì, l'idea della BUT, quindi cioè la Bettemann Ultra Trail, nasce dal fatto che si voleva dare un segnale forte sul fatto che appunto sono ormai 9 anni, quindi prossimo anno faremo il 10° anno, compleanno della Bettemann Sky Race. Segnale forte perché comunque Formazza Event ha puntato tanto su questa manifestazione e crede tanto anche per il futuro di questo evento. E abbiamo pensato a questo progetto perché 80 km è oggi un po' una distanza che va molto di moda, va molto in voga tra questi atleti, super atleti. E poi era un modo. Tanto molto... Labrizio è qui, ecco, qui c'è Emanuele, sì. Labrizio, l'infermiera volante di Aurano, che ricordiamo si classificherà non assoluta. Sì, sì. Il progetto prevedeva di collegare le due vallate, cioè la valle di Formazza con la valle del Devero, e a noi piace molto l'idea di un'attuabile collaborazione, certo, tra le due vallate. Ma rimarranno comunque le altre distanze? Assolutamente sì, Ivo. Sì, il sabato si disputerà la 83 km con partenza da Ponte, si arriverà poi fino al Devero, e l'arrivo sarà quello classico di Riale. La domenica in pratica si ripeterà lo stesso programma che si è già tenuto quest'anno e negli anni scorsi, con la 33 km, la 22 e il Giro del Lago da 7 km. Ecco, com'è andato il Giro del Lago? Il Giro del Lago ha avuto un'ottima partecipazione, anche lì abbiamo fatto il
record di partecipanti, il che ci fa molto piacere, anche perché parte del ricavato viene poi devoluto all'operazione Mato Grosso, quindi insomma il che ci permette anche di fare della solidarietà, della beneficenza, che è un aspetto che sta crescendo molto anche in questo tipo di gare. Gianluca, i profani pensano spesso che si faccia più fatica in salita rispetto alla discesa. In realtà, paradossalmente, tanti atleti che io conosco mi dicono che è più difficile la discesa rispetto alla salita, sia per le sollecitazioni che ci sono, sia anche per l'attenzione maggiore che ci devi mettere. Sì, spesso e volentieri poi la discesa avviene dopo la salita, quindi in un momento in cui si è già fisicamente stanchi, gli incidenti maggiori generalmente avvengono sempre nella fase di discesa, però soprattutto negli ultimi anni c'è un'attenzione specifica da parte degli atleti nel specializzarsi sempre più nelle discese, che diventano sempre più un momento dove si decidono le gare. Nel nostro contesto, nella nostra gara, in realtà la selezione maggiore è stata fatta in salita, visto e considerato poi che Cristian Minoggio, nella parte, sia Cristian Minoggio sia Labrizio, nella 35 km, sono partiti subito fortissimi, per poi mantenere il distacco nella fase di discesa. Però questi atleti qui vedo che sempre più si concentrano nelle fasi di discesa. Qui ecco, sempre. Qui siamo al rifugio Claudio Bruno, siamo ancora nella prima parte dell'ultima discesa, sullo sfondo si vede il lago Sabbioni e poi giù verso, ecco, Monte Osan dietro, il ghiacciaio. Temperatura qui quanti gradi era più o meno? Qui ci saranno stati intorno ai 15 gradi. Ed è davvero insolito, no? Avere questa temperatura a queste altezze, anche se siamo in estate, cioè nel senso che qui a 3000 metri o a 2000 metri solitamente la temperatura è almeno 10 gradi più bassa, quindi ulteriore aggravio di dispendio energetico per gli atleti, Gianluca. Sì, però possiamo dire che quest'anno la temperatura per gli atleti era ideale, sia la partenza che hanno trovato non era caldissimo e quindi tutto sommato sono partiti con una buona temperatura, e nel corso poi della giornata questa si è alzata sensibilmente, però loro al contempo, alzandosi di quota, hanno potuto trovare le condizioni migliori. Quanto conta il materiale tecnico? Cioè, ho visto prima Trisconi che aveva una maglietta, abbiamo visto qualcuno che correva con i Keyway, qualcun altro con le bacchette, insomma, quanto è importante, Gianluca? Ma è molto importante, perché ricordiamoci innanzitutto che c'è un discorso etico molto da non sottovalutare, cioè che comunque questi sono corridori d'alta montagna, e quando si va in alta montagna le condizioni meteo possono cambiare da un momento all'altro, sì. E quindi è importante che questi atleti partino attrezzati. E poi appunto c'è un discorso di sicurezza da non sottovalutare, ognuno è responsabile del proprio operato, e è importante che tutti siano consapevoli di quello che stanno facendo. Eccolo qui sul traguardo Cristian Minoggio, che ha vinto il portacolori della Podistica Cannobbio con il tempo di 3 ore 17 minuti e 35 secondi. Al secondo posto, abbiamo detto, della squalifica di Trisconi, che arriva appunto secondo, ma poi viene retrocesso dalla giuria per questo taglio. In discesa, dunque, al secondo posto ci sarà Ennio Frassetti dell'Ossola Sky Running con il tempo di 3 ore 34 minuti 29 secondi. Al terzo posto, quindi sul podio, Giacomo Chiodini, anche lui dell'Ossola Sky Running, in 3 ore 34 minuti e 57 secondi. Tra poco poi andremo a vedere, eccola qui che sbuca dietro i cespugli, Emanuele Abrizio, che abbiamo detto come Cristian Minoggio, protagonista di un assolo praticamente dalle primissime battute della gara, ha fatto corsa a sé stante, corsa solitaria, dimostrando davvero
una volta in più di essere inarrivabile per le sue avversarie, almeno nelle gare che si svolgono nel nostro territorio. Dunque la vittoria di Emanuela Brizza del Vale Tudo Sky Running con il tempo di 3 ore 49 minuti 10 secondi e, come diceva io prima, non assoluto al traguardo. Seconda vittoria consecutiva per lei alla Beltemat. 18 minuti dopo è arrivata la seconda classificata, Michela Pian dell'Ossola Sky Running. Terza Carolina Tiraboschi del Carvico in 4 ore 13 minuti e 20 secondi. Sentiamo tra poco le parole dei protagonisti. Bravissima Michela! Le condizioni meteo di quest'anno era abbastanza caldo, quando venivi su un po' verso i 3000 così stava bene, poi quando scendevi caldo un'altra volta. Gli stori erano buoni, gente sul percorso era disponibile anche andare acqua, un bel viaggio, sofferto. E, come ha detto la mano alla partenza mi fa uso la testa, boom, uso la testa, sono partito a tromba, finché ce n'è mi varrà. infatti abbiamo visto che sin dai primi metri hai cercato subito di imporre un ritmo molto difficile da seguire per gli altri, alla fine è servito. Ma erano sempre vicino, molto vicino, infatti mi sono andato via, io ero dietro, dopo ho fatto il mio ritmo e ho tenuto di testa e via. Quest'anno hai voluto testarti sulla 33, da quanto ho capito è stata una bella impresa. Sì, ho voluto proprio farmi del male, cioè, diciamo che non è la mia distanza, o meglio, io dislivelli così non li ho mai fatti, però ho voluto provarla perché so che il percorso è bellissimo e sinceramente l'ho accusata, la prima parte bene, dopo l'ho pagata un pochettino, però sono contento di averla fatta e di essere arrivato in fondo e alla fine è anche un bel risultato, sono contento. Onore ai miei concorrenti, rivali, perché sono andati fortissimo e tanto di cappello. Complimenti a tutti. Adesso invece vediamo le immagini relative alla gara dei 22 chilometri, una gara che qualcuno si offende se diciamo corta. Anzi, senza qualcuno, chi l'ha fatta si offende, perché anche questa prova in realtà è, possiamo dire, massacrante, Ivo. Beh, ha le sue belle difficoltà, infatti mentre... Tato, scusa se ti interrompo, sì. 356 gli atleti al via della 22 km. E infatti volevo sottolineare che sia la 33, ma soprattutto, vista dalla piana di Riale, quando gli atleti affrontano i primi tornanti, guarda solo queste immagini, affrontavano i primi tornanti per salire a Passo San Giacomo, era veramente un'immagine da pelle d'oca, perché sembrava di vedere la partenza di una delle grandi maratone cittadine, invece eravamo ai 1700 e rotti metri di Riale. Una prova che comunque è molto difficile, anche perché spesso l'affrontano atleti che hanno comunque un minor allenamento degli atleti che affrontano la 33, quindi la fatica è comunque uguale, se non in certi casi addirittura superiore. C'è speranza di vederti qualche volta al via di queste gare? Posso col microfono? Se devo lavorare, ragazzi miei. E Gianluca, quali sono le differenze anche dal punto di vista del percorso rispetto alla 33? Cioè la prima parte è praticamente uguale, poi cambia. Sì, dopo aver fatto le partenze sono state separate anche per motivi. Sì, per 15 minuti, no? Abbiamo visto esatto. Prima che quando poi è arrivato Minoggio stava doppiando qualcuno, immagino, esatto. Del giro della 22. Sì. Della 22, sì. Ma anche perché dopo il primo tratto di strada bianca, poi gli atleti incontrano il sentiero e quindi devono salire in fila indiana, quindi per motivi anche appunto logistici abbiamo pensato fosse meglio fare partenze separate. E il percorso ricalca più o meno fino al 16° chilometro, il medesimo sia nella 22 che nella 33. La 22 km poi va a concludersi immediatamente dopo aver costeggiato il lago di Morasco e arriva all'arrivo, mentre la 35 prosegue su, come dicevamo prima, verso il rifugio 3A. Ecco, rispetto alla 33 km questa è stata una gara dove le differenze sono state minime, no? Perché tra il primo e il secondo classificato in campo maschile e tra la prima e la seconda classificata in campo femminile ballavano un paio di minuti, cioè rispetto ai 20 minuti della 33 km c'è stato quasi un arrivo in volata, Ivo.
È vero in parte, perché se avete notato le prime immagini, al comando c'era subito Damiano Belotti, che poi sarà il vincitore della gara. Se, diciamo che il distacco è minore, anche perché comunque è una gara che, oltre più corta, ovviamente dura anche di meno, quindi gli stacchi sono comunque più contenuti e comunque anche per il tipo di gara che è anche relativamente veloce, quindi gli atleti di punta, diciamo che in queste condizioni le differenze si assottigliano molto. Tra l'altro Damiano Belotti, unico vincitore nuovo rispetto allo scorso anno, perché anche in campo femminile, come vedremo poi, si è confermata Francesca Fracassi. La cosa bella è che chi vince comunque ritorna, segno che apprezza tantissimo la gara e che è felice poi di ritornare per cercare di difendere il titolo conquistato l'anno prima. Ecco, Gianluca, però quello che dicevo, che magari rispetto alla 33, penso a Belotti, penso alla Fracassi, che se si fossero voltati, immagino che si siano voltati, dietro vedevano lì i secondi classificati non troppo distanti, quindi cioè, devi mantenere la concentrazione veramente fino all'ultimo, perché basta mettere un piede male, basta sbagliare un secondo e rischi di compromettere la gara. A differenza, ripeto, di Minoggio, che aveva 20 minuti di vantaggio, qui è stata gara vera fino all'ultimo, anche per chi era in testa, cioè perché la soglia dell'attenzione l'hai sempre dovuta avere al 110%. Certo, poi non dimentichiamo il fatto che appunto la gara dura meno, quindi il ritmo è molto più sostenuto, si ha molto meno tempo per ragionare sulle conseguenze di un qualsiasi atteggiamento che si ha in gara. I concorrenti nella 22 partono alla grande, arrivano alla grande, e quindi, come diceva prima Ivo, grande battaglia c'è stato, sicuramente i distacchi sono inferiori perché comunque appunto dura molto meno la gara, e è un complimento grandioso. Ma anche l'idea di fare queste distanze diverse, cioè anche l'anno prossimo l'Ultra Trail 83 km, quindi un certo tipo di target, confermare i 33, i 22 e il giro del lago di Morasco, si riesce anche ad avere, a diversificare, perché c'è l'atleta che è in grado di correre 83 km, c'è l'atleta che invece è in grado di correre 7, quindi credo che anche questa vostra scelta sia stata e sarà per il futuro una scelta davvero lungimirante. Non abbiamo parlato, Gianluca e Ivo, dei volontari che abbiamo intravisto e anche degli sponsor, perché se la Bettemat Sky Race si corre da 9 anni, si correrà anche in futuro, e anche grazie agli sponsor. So chi voglia, Gianluca. No, un ringraziamento chiaramente va fatto a tutti gli sponsor che partecipano all'iniziativa. Rispetto a 5, 6, 7 anni fa, la differenza nel rapporto con gli sponsor è che un tempo cercavamo noi, a oggi con piacere vediamo che anche loro cercano la gara, cercano la Formazza per promuovere i loro prodotti. Quindi questa è un'ulteriore prova che comunque la manifestazione funziona, che ha un grosso verve a livello di comunicazione. Sì. Qui siamo sul lago di Morasco, a 2 chilometri dall'arrivo. Stiamo arrivando sul traguardo, quindi è chiaro che senza sponsor non si possono fare manifestazioni, Ivo, di un certo tipo come questa, e senza volontari. E servono entrambi in maniera fondamentale, perché gli sponsor danno sostegno tecnico ed economico, ma senza i volontari non si potrebbe assolutamente riuscire a realizzare queste gare, perché come dicevamo prima, intanto vediamo l'arrivo di Belotti e adesso a seguire Michele Fantoli, il secondo classificato, non si potrebbe assolutamente permettere agli atleti di partire se non ci fosse chi assicura la sicurezza. Assolutamente. Terzo classificato invece Giacomo Sangalli dell'Atletica Verbano in 2 ore 7 minuti e 43 secondi. Eccola qui invece la vincitrice in campo femminile della 22 km, Francesca Fracassi, che aveva già vinto nel 2014 la portacolori del Road Runner Club Milano, ha tagliato il traguardo in 2 ore 29 minuti 43 secondi. Al secondo posto Annalisa Cappelletti del gruppo sportivo Genzianella, seconda in 2 ore 31 e 32, e terza Elena Colonna della Cardese in 2 ore 36 minuti. Io ringrazio Gianluca Barb di Formazza Event, grazie Gianluca. Grazie a voi.
Grazie a Ivo Casorati. E con queste immagini noi chiudiamo e diamo appuntamento alla prossima edizione della Betema Sky Race Ultra Trail.